Buonasera, benvenuti a Giovedì Scienza. Abbiamo parlato qualche settimana fa di matematica, di geometria, ma partendo dalle bolle di sapone con Michele Emmer, questa sera lo facciamo con Pier Giorgio Odifreddi, che però alla parola matematica, notoriamente terroristica, ne ha affiancata una più generalmente a cui guardiamo con occhio più benevole, cioè l'arte. Contatti tra matematica e arte sono intuitivi, ci viene immediatamente in mente la prospettiva naturalmente, ma ce ne sono altri più complessi, più sottili, e sono proprio quelli che scopriremo questa sera con Pier Giorgio Odifreddi, che è matematico ovviamente, e insegna all'Università di Torino alla Facoltà di Informatica, ha molti contatti internazionali, Cornell University per citarne uno, è autore di vari libri, alcuni li vedremo uscire proprio nella prossima stagione, però non anticipiamo niente di questo, e io gli passo immediatamente la parola. Sì, grazie, mi spiace deludere sia Bianucci che mi immagino il pubblico che è venuto qua credendo appunto di sentir parlare di matematica e arte. Io l'ho messi apposta in quest'ordine perché comincerò a parlare di matematica per un paio d'ore. Dopodiché, se volete, parliamo anche di arte. Con questa premessa di due ore potremmo entrare nel vivo del discorso. Esatto. Le porte sono state chiuse, quindi non cercate di uscire. Io spero che questo provochi quello che è successo nelle ultime due settimane, no? Mi hanno detto che ci sono stati tumulti in aula, con cartelli, no? E così via, quindi spero che anche questa sera ci siano dei contestatori. Mi hanno detto che qualcuno è svenuto la scorsa settimana, anche addirittura. Questa sera potremo fare di più, quindi. Potete morire, no? Anche perché la scorsa settimana mi hanno detto c'erano 300 medici in sala, no? Quindi conviene svenire con tutta questa gente. Qui questa settimana probabilmente ci saranno matematici, non so, insomma, possiamo recitare un requiem. Se qualcuno è già... Allora, in realtà questa sera parleremo appunto di matematica e arte, e come mai ho voluto abbinare queste due discipline in qualche modo? Ma perché c'ho un chiodo fisso, insomma, no? come tutti quando arrivano a una certa età, no? Si diventa monomaniacali. E la mia monomania è che per l'appunto le culture, che è un sostantivo plurale, sono una, no? C'è una sola cultura. E in realtà, sappiamo tutti, c'è la cultura umanistica, c'è la cultura scientifica e la matematica in qualche modo è l'aspetto più astratto, più esaltante anche della cultura scientifica. L'arte forse è l'analogo della matematica per quanto riguarda invece la cultura umanistica. E allora, se effettivamente è vero quello che io suppongo che sia vero, cioè che ci sia una sola cultura, l'idea sarebbe di andare a vedere se effettivamente matematica e arte hanno qualche cosa in comune, no? E io spero di farvi vedere con esempi, perché naturalmente la mia estrazione è questa, io non sono un umanista, sono uno scientifico, no? Quindi non parole ma fatti, no? Perché le culture perlomeno sono diverse perlomeno nel modo in cui si approcciano ai problemi. Allora farò vedere un certo numero di dipinti, mi concentro più che altro sulla pittura. Volendo si sarebbe potuto fare la stessa cosa per la musica, per l'architettura, anzi... Con la musica lo faremo prossimamente. Ecco, vabbè, allora, facciamo la musica, con tanti altri campi, tante altre discipline che appartengono all'umanesimo. Naturalmente voi immaginerete che, essendo matematico, la mia idea è che è vero, di cultura ce n'è una sola, e quella è la matematica, no? E tutto il resto in qualche modo riflette, no? Queste cose. Allora, io, se non ti senti solo, se vado là un momentino, incomincerei subito a entrare nel vivo della questione, facendovi vedere in che modo, secondo me, ovviamente, la matematica e la pittura, o più in generale le arti figurative, sono collegate. E dividerei questa, se voi siete d'accordo naturalmente, se non siete d'accordo me lo dite, no? Dividerei questa conferenza, questo discorso in tre parti. Che tra l'altro ho già scritto sul foglietto, però ormai è buio, non potete più vederlo, no? Quindi cerco di ricordarmelo io. E le tre parti sono queste, cioè la matematica può entrare o influenzare la pittura anzitutto come linguaggio, perché fornisce degli elementi che poi i pittori o gli artisti in generale possono usare per fare le loro opere in maniera classica. Però. Può intervenire come oggetto dell'arte, nel senso che ci sono artisti che nel corso della storia, non soltanto recente, ma anche di secoli fa, hanno deciso che poteva avere qualche valore artistico rappresentare degli oggetti matematici attraverso opere d'arte.
E poi soprattutto, e questa è la parte poi finale, in cui addirittura faremo qualche cosa in matematica, se è possibile, la terza parte è il fatto che la matematica interviene nell'arte come struttura. Ci sono opere che noi le guardiamo, insomma, non sembrano usare assolutamente dei mezzi matematici nel loro linguaggio, certamente non raffigurano degli oggetti matematici nelle loro immagini, e però la matematica interviene in qualche maniera nascosta, perché fornisce la struttura di queste opere. Questa è ovviamente la parte più interessante, però poiché sarà alla fine probabilmente correremo un po' velocemente. Quindi io comincerei a farvi vedere i primi dipinti, le prime diapositive. Naturalmente purtroppo queste diapositive sono state prese da libri, quindi vedrete delle donne senza teste, no, e così via. Non tutte sono opere di arte astratte, qualcuna di queste donne per esempio la testa ce l'aveva, no? L'ha persa durante il processo di fotografia, no? E comunque l'importante è cercare di avvicinarci a queste cose. Allora, vado un momento là. Allora, quali sono gli oggetti della matematica, anzitutto? Beh, è ovvio che la pittura principalmente userà degli oggetti di natura geometrica. E il primo oggetto di natura geometrica, se voi prendete per esempio gli elementi di Euclide o un qualunque libro di geometria, prima cosa che salta in mente è di dire, beh, la geometria è fatta, no? Si basa sui punti. Ora, questo è un quadro di Severini, no? Un pittore italiano di inizio secolo, e voi vedete come questo quadro è fatto, cioè qualunque le sue componenti, no? Sono semplicemente dei piccoli puntini, come questo puntino rosso che sto facendovi vedere. Tutti voi conoscete questa corrente artistica che si chiama puntillismo, per l'appunto, e il puntillismo è precisamente un tentativo di raffigurare, vedete che queste sono signorine, no? Quindi gli oggetti sono quelli tipici dell'arte classica. Però il linguaggio è un linguaggio differente, è un linguaggio che usa le costituenti basilari della matematica, cioè i punti. Adesso vi faccio vedere un paio di esempi, naturalmente. Ah, ecco. Questo è un altro esempio di puntillista. Il più famoso di tutti è quello che verrà adesso, che si chiama Seurat. Ecco, qui addirittura la tecnica è talmente raffinata che i punti quasi scompaiono. Naturalmente una delle idee del puntillismo è proprio questa, no? Che si fanno punti quando, e li si vede quando si guarda la tela vicino, a distanza ravvicinata, ma poi tirandosi indietro, no, in qualche modo queste cose vengono sfocate, no? E la tecnica del punto in qualche modo sparisce. Notate che il puntillismo è quello che oggi in qualche modo noi vediamo di più nelle rappresentazioni artistiche, perché su questo principio si basano precisamente i video, cioè le televisioni, i video dei computer, no? Che sono per l'appunto fatte, le immagini di questi video sono per l'appunto fatte attraverso pixel, e i pixel non sono nient'altro che piccoli punti, punti materiali ovviamente, non come quelli matematici che sono immateriali senza dimensioni, no? Quindi questo era il primo esempio di oggetto matematico che serve ai pittori per rappresentare le loro opere. Il prossimo è ovvio, una volta che uno invece di avere un punto solo ne ha due, beh, sappiamo tutti, per due punti passa una retta. Ora, si possono fare opere attraverso un linguaggio che sia quasi soltanto fatto di rette, di segmenti. Beh, questo è un esempio, no? Quadro tipico di Picasso, no? E vedete che nel cubismo, il cubismo effettivamente usa semplicemente, no, delle rappresentazioni fatte attraverso segmenti. Quindi il cubismo usa triangoli, quadrati, rombi o più in generale semplicemente figure poligonali per rappresentare figure che invece nella nostra vita quotidiana noi vediamo ovviamente con contorni circolari. Questo è un altro quadro famosissimo di Picasso, I musicanti, no? Anche qui vedete, no? un altro periodo della vita di Picasso, di nuovo esempi di pitture in cui praticamente tutto diventa rettilineo. Cioè, è un'arte in qualche modo, da un punto di vista di linguaggio, addirittura più povera del vecchio disegno geometrico in cui si usava la riga ma anche il compasso, no? Quindi c'erano addirittura delle figure circolari lassù, sulla punta lassù c'è un qualche cosa circolare, però vedete che in maggioranza, no, nell'intera opera ci sono soltanto cose rettilinee. Ecco, questo è l'arrotino, credo che sia, di Maljevic. Pure lui, vedete che a parte la ruota qui dell'arrotino che sta girando, no? Tutto il resto è fatto attraverso segmenti, attraverso linee diritte, no? E c'è questo tentativo di scomporre le figure che in qualche modo sono curviline, di vedere se si possono in qualche modo rappresentare attraverso soltanto la riga. Ecco, questo, vabbè, insomma, non è più di quel genere lì, questo è un quadro di Carrà, anche lui di inizio secolo, e questo in qualche modo è
l'analogo moderno di quello che dicevo un momento fa, cioè del disegno geometrico. Il disegno geometrico che tra l'altro risale ai vecchi greci, no? I greci avevano questa fissazione che credo derivi da Platone, di fare la geometria soltanto usando due strumenti, cioè la riga limitata, senza nemmeno addirittura la gradazione in centimetri, soltanto tirare righe attraverso un aiuto meccanico, e il compasso. Beh, oggi chiaramente il disegno geometrico è quello che si usa per fare progettazioni di elementi architettonici, di case e così via, però questo è l'analogo moderno del disegno geometrico, perché se vedete ci sono soltanto cerchi, o semicerchi, o pezzi di cerchi, archi di cerchi e linee rette, no? Quindi anche certe raffigurazioni artistiche potrebbero sembrare futuriste, no? Dire, anzi in questo caso poi lo sono, anche nel senso tecnico, sono semplicemente, questo è un altro, no? Di nuovo, credo che sia Maglievich, anche lui, fatto tutto di tubi. Cioè ci sono ovviamente degli elementi circolari, ma soprattutto ci sono gli elementi diritti, no? E in qualche modo Maglievich è anche un topologo, perché l'idea di questo tipo di raffigurazione è vedere che cosa si può fare usando dei tubi deformabili, no? In qualche modo. Il prossimo, beh, questo è esattamente il contrario, cioè naturalmente la matematica è fatta di rette, ma è fatta anche e soprattutto, no, di linee curve. Questo è un Picasso, no, di un periodo molto posteriore a quelle che abbiamo visto in precedenza. Qui il tentativo è esattamente il contrario, cioè di dimenticarsi invece della squadra, della riga, no, e di fare tutto semplicemente in modo circolare. Quindi invece di fare riga e compasso, questa volta quasi soltanto compasso o pezzi di compasso. E beh, questo direte cosa c'entra, ma anche questo qui è un elemento tipicamente matematico, no? Questa è una spirale, no? E questo è un famosissimo quadro di Van Gogh, no? Che in qualche modo ha usato le spirali semplicemente come un'espressione poetica, un tentativo di far vedere, no? Che si può fare della pittura anche usando dei mezzi piuttosto ristretti. E questo è molto interessante in realtà, perché finora gli esempi che abbiamo fatto sono esempi piani, no? E come d'altra parte si addice alla tela, la tela è un qualcosa di bidimensionale che cerca in qualche modo di superare le limitazioni del suo mezzo per arrivare a rappresentare cose tridimensionali. Beh, una delle cose che si possono rappresentare in maniera tridimensionale sono i pallini, no? Le sfere, piccole sfere. Beh, questo è un quadro di Dalì, è il ritratto di suo fratello, morto credo in guerra, ed è un ritratto fatto soltanto di sferette, a parte la parte in fondo qua giù. Che naturalmente non è quella che ci interessa in questo momento, ma l'immagine del fratello, no? È ottenuta con una tecnica che usa soltanto questo elemento matematico, cioè delle piccole sfere che in qualche modo colorate diversamente forniscono poi l'immagine di una figura. E il prossimo esempio è sempre di Dalì, e dello stesso genere, ancora più sorprendente. Questa è di nuovo un'immagine, no, di una donna che vedete, naturalmente insomma ci sono alcuni aspetti sgradevoli, per esempio qui la bocca eccetera, cioè viene in qualche modo distorta, però di nuovo tutto ciò che si vede qui sono soltanto degli elementi matematici, soltanto delle figure sferiche, no? Quindi questa è la prima parte in qualche modo che volevo farvi vedere, come anche l'arte classica, senza che voglia in qualche modo avvicinarsi alla matematica o senza forse che ne sia nemmeno conscia, in qualche modo a volte usa soltanto degli elementi che noi matematici conosciamo benissimo e che sono proprio alla base, no, della geometria. Però voi direte, vabbè, insomma, questo è tirarla per i capelli, no? Perché è chiaro che volendo tutto si può far ricadere sotto qualunque paradigma, no? E allora la prossima parte, questa era più che altro un'introduzione, no? Per farvi vedere appunto come la matematica può essere il linguaggio dell'arte, la prossima parte vuol farvi vedere come in realtà una buona parte dell'arte, soprattutto moderna ovviamente, no? È dedicata a rappresentare degli oggetti che non sono più donne, vabbè, no, non che le donne siano degli oggetti, ma degli oggetti fisici, no? Come donne, cavalli, quelli che abbiamo visto prima, c'era anche il fratello che era un uomo, no, credo. E invece un tentativo, dicevo, di rappresentare degli oggetti che sono veramente matematici in natura. Questo era il vuoto, che fa parte pure lui della matematica, ma... Allora, la prima cosa che viene in mente quando si parla di matematica, ogni tanto succede, no? Sui treni uno parla, o in genere viene parlato, no? col vicino di treno, lei che cosa fa? Dice, io faccio il matematico, perché uno spera sempre che sia la fine della cosa, no? Dice, così posso leggere tranquillamente, no? Dice, ah, matematica, fa calcoli, no? Questa è l'idea che la gente comune, no? Se è gente comune, quella che va in treno, no? Ha del matematico. Il matematico è qualcuno che in qualche modo lavora coi numeri, no?
Ora, i numeri rappresentarli è difficile, ovviamente, perché i numeri sono degli oggetti astratti, no? Questi non sono numeri, come voi potete immaginare, no? Se ci fosse questo quadro, invece di averlo fatto Balla, l'avesse fatto Magritte, ci avrebbe scritto sotto: questo non è un numero, no? E qui avrebbe avuto più senso, no, che fare quello che aveva fatto una volta, no? Questa non è una pipa, nel senso che questi non sono numeri, sono rappresentazioni figurate, no? Di numeri, sono le cifre arabe, no? Che noi usiamo regolarmente, e questi Balla li ha chiamati numeri innamorati, per qualche motivo che io non conosco, e comunque notate che c'è un 3, un 5 e un 8 che sono legate alla successione di Fibonacci, quindi anche la scelta in qualche modo dei numeri non è casuale, e ci sono tantissimi artisti che hanno cercato di rappresentare questi oggetti matematici come numeri attraverso la loro rappresentazione decimale, facendo dei quadri di un certo interesse. Questo per esempio è un artista americano degli anni 60, che si chiama Jaspers, John Jaspers, e qui vedete questa strana raffigurazione, ci sono tutte le cifre, ovviamente ci sono delle strane permutazioni, no? E ovviamente ci sono anche più piani sovrapposti uno sull'altro. Però anche questo è un quadro interessante, no? In cui l'unico oggetto rappresentato è per l'appunto il numero, o perlomeno, no? La cifra più che il numero. Prossimo passo, questo è un famoso quadro di Demuth. Demuth aveva una fissazione pure lui, che non era quella delle due culture, ma delle cinque, non so cosa, no? Gli piaceva il numero 5, no? E ha fatto questo quadro molto, molto noto, che poi è stato ripreso, addirittura citato da altri artisti della stessa vena. E il prossimo, di Nespolo, che è un artista torinese, lui ha prodotto una gran quantità di quadri in cui di nuovo l'oggetto è semplicemente costituito di cifre. Quindi questa prima parte, raffigurazione di oggetti matematici, e caso specifico numeri. Ma ovviamente, come ho già detto prima, gli oggetti matematici che più si addicono, più si prestano ad una rappresentazione artistica, sono ovviamente quelli geometrici, no? Allora piano piano incominciamo a vedere come si può rappresentare un qualche oggetto geometrico cercando di fare un'opera d'arte. Questa è una spirale, costui si chiama Stella, no? Di nome, Frank Stella, ed è uno che fa praticamente quadri tutti dello stesso genere. Qui ha fatto una specie di spirale fatta con segmenti colorati, ha fatto dei quadrati di questo genere, no? A volte si è anche sbizzarrito e li ha curvati un pochettino, no? Ha fatto delle cose curve e rettilinee, no? Comunque si può trovare una poetica semplicemente basandosi sul colore e su oggetti matematici estremamente semplici. Questo qua credo che sia, voi non ve lo immaginerete perché in genere non fa cose di questo genere, ma è Paul Klee che ha fatto sia questa che credo quella subito dopo, esatto. Questa qui, secondo lui, sono delle strade che convergono in un paese, però vedete, di nuovo, ovviamente questa è arte astratta, no? Arte di questo secolo, secolo XX, non è un caso, io credo, che la matematica e l'arte si siano incontrate in questo secolo, perché l'astrattismo, per l'appunto, della pittura è un qualche cosa che si presta benissimo, no? A coniugarsi con l'astrattismo invece della matematica. Però anche appunto Klee, no? Che in realtà in genere fa cose molto diverse, no? Semplicemente con questi cromatismi geometrici, no, riesce a comunicarci qualche cosa. E qui invece ci sono le cose ormai più normali. Credo che questo sia Albers, che è uno specializzato a disegnare quadrati. Cioè abbiamo lasciato l'ambito più semplice dei soli segmenti, no, in qualche modo colorati, e ci addentriamo pian piano nelle figure geometriche. Ora, la figura geometrica più semplice insieme al triangolo è il quadrato, e questo quadrato si chiama, credo, quest'opera si chiama Omaggio al quadrato. Albers ne ha fatti parecchi di questi qui, di vari colori, no, con tutte le gradazioni, no, e così via. Però vedete, anche un quadrato non può diventare questo qui, famosissimo Malevich, no? Ne ha fatti anche lui parecchi. Malevich credo che in qualche modo si possa caratterizzare come un pittore quadrato, no? O perlomeno dei quadrati. C'è qualcuno che sostiene che queste sono per esempio sezioni bidimensionali di oggetti tridimensionali e così via, può anche darsi che sia così. Comunque l'importante, no, è che semplicemente disponendo quadrati su una tela, no, si può immaginare, no, di fare un'opera d'arte. Ritorneremo su questo punto poi verso la fine, perché in realtà non basta mettere dei quadrati e colorarli, no? Se voi provate, insomma, in genere non vengono mai delle cose così belle, no? Come direbbe un critico, no? Perché in realtà è anche una questione di equilibrio, no? Non soltanto tra i colori, ma anche e soprattutto tra le dimensioni e tra le posizioni. Ora, qui ci sono dei trucchi che spesse volte gli artisti in qualche modo sentono intuitivamente, ma che i matematici nel corso degli ultimi 3-4 secoli hanno in qualche modo esplicitato. C'è tutta una teoria della simmetria, e poi vedremo anche della prospettiva, no? E così via, che in qualche modo ci aiuta a capire anche queste opere d'arte astratte, no? E a capire come mai sono così bilanciate e così
Ecco, questo di nuovo sempre un Maglievich, questa volta sono sicuro perché c'è scritto sotto, no? Composizione suprematista, sono anche sicuro, tra l'altro, cosa di cui non ero sicuro nei precedenti, che sia nel verso giusto, perché uno dei vantaggi di queste raffigurazioni è che si possono girare da tutte le parti, no? e mantengono intatta la loro integrità, no? Qualunque essa fosse, no? Però vedete anche qui, no? Oggetti geometrici estremamente semplici, quadrati, rettangoli, no? e linee. Il prossimo è... chi è questo qua? Mondrian, tutti credono che sia Mondrian, l'ho chiesto apposta, no? Perché non è lui, ed è Van Doesburg, no? Che è un amico, compagno di merenda, direbbe quello là che è morto da poco, di Mondrian, no? Che faceva merende nel senso di destil, no? Quello là, il destil ne aveva poco forse, no? E il destil era una scuola pittorica, artistica di inizio secolo, no? Molto simile al Bauhaus, in qualche modo due scuole razionaliste, no? Che hanno introdotto nell'arte plastica, non soltanto pittorica ma anche architettonica, nelle suppellettili della casa, nei mobili, le sedie, i tavoli e così via, no? Quest'idea del razionalismo, cioè cercare di rappresentare artisticamente cose che siano razionali. E cosa c'è di più razionale, no? Per l'appunto, che linee, quadrati, no? E così via. Notate le proporzioni anche qui, no? Perché presto ci arriveremo, questo qui è un quadrato che continua qui, no? Anche questo è un quadrato e non sono messi a caso, no? E non vi voglio svelare qual è il segreto, ma insomma ve lo dirò tra poco, no? Questo comunque è Van Doesburg. E questo invece chi è? Adesso nessuno più ci crede, ma c'è scritto là sotto, no? Quindi questo è Mondrian, per l'appunto. Anche qui Mondrian ovviamente mette semplicemente degli elementi molto semplici, c'è un quadrato per storto e poi ci sono delle linee che ovviamente fanno parte pure loro, no? di un'altra figura, di un altro quadrato, e sono messe qui, no? e non lì, per esempio, e non qui, no? Perché qui c'è una certa proporzione, no? Che sono tutte proporzioni, per l'appunto, che scopriremo presto di che tipo. Questo credo sia un Mondrian fatto di rettangolini, no? In qualche modo quando si passa da quadrati a figure leggermente più libere, no? si può arrivare a fare quello che si chiamano tassellazioni del piano, cioè a ricoprire il piano, perché naturalmente questi quadri sono finiti per un motivo contingente, no? Perché la tela è fatta così, no? Poi perché i musei in genere non vogliono essere ricoperti su tutti i muri, no? Però insomma si potrebbero continuare parecchio, no? E per esempio questo qui, che è appunto il compagno di cui dicevo prima, no? Van Doesburg, è un altro simile, no? A quello precedente. Credo che questo fosse addirittura il progetto di una vetrata, ovviamente, che potrebbe andare bene anche così, no? Fatto soltanto di rettangoli. No? Quindi quest'arte astratta fatta di poligoni estremamente semplici. Questo potrebbe essere chiunque, ma invece è proprio lui, è Mondrian. Cioè in questo caso questa è una pavimentazione, né più né meno, con quadrati perfettamente regolari. Tutta la composizione si basa semplicemente sul colore, sulla differenza che c'è fra le tonalità e anche sul loro equilibrio. No? Quindi un'arte perfettamente matematica. Questo qua, ecco, questo è un clay che si riconosce un po' meglio, segmenti e cerchi. Incomincia ad arrivare di nuovo anche qui in questa seconda parte, no? La linea curva, no? In qualche modo, e di queste linee curve, ovviamente, questo è Kandinsky, no? Ovviamente, notate come Kandinsky, tra l'altro, sia un teorizzatore addirittura, no? Di questo genere di figure, linee rette e curve, no? In qualche modo. E nient'altro, cioè qui ci sono dei triangoli, no? Oggetti puramente matematici, quadratini che formano una specie di poligono irregolare, tanti cerchietti, no? E così via. Kandinsky è in qualche modo il teorizzatore, dicevo, di questo tipo di forma d'arte, ha scritto addirittura due libri, no? Lo spirituale nell'arte e un libro che poi il titolo stesso qualifica per quello che è, no? Cioè una poetica matematica, che si chiama Punto, linea e superficie, no? Nei quali analizza per l'appunto questi elementi atomici, se così vogliamo, dell'opera d'arte. Sostiene che l'arte oggi dovrebbe essere questo, cioè il linguaggio della matematica, che, come ho detto nel volantino, in realtà 4 secoli fa Galileo aveva deciso, o perlomeno aveva decretato, che fosse il linguaggio della natura. Cioè la scienza è nata nel Saggiatore, o perlomeno con l'opera di Galileo, proprio su questa base, l'idea che la natura parla un certo linguaggio,
questo linguaggio è il linguaggio della matematica. E nel pezzettino che ho citato del Saggiatore, che è il pezzo più famoso, no? Io naturalmente non ho letto il Saggiatore, ho letto solo quel pezzo lì che viene sempre citato da tutti, e spero che sia vero, perché magari il primo si è messo a citarlo, se l'ha inventato lui, no? E tutti noi continuiamo a ricopiare, no, tale quale. Però quella citazione lì, no, che noi attribuiamo a Galileo, dice proprio quello: il linguaggio della natura è fatto di cerchi, di triangoli, di figure geometriche e così via. Beh, Kandinsky questo secolo, no, ci dice per esattamente la stessa cosa, solo che invece di linguaggio della natura, il linguaggio diventa quello dell'arte. E le due cose non sono contrapposte, come cercavo di dire agli inizi, ma sono in qualche modo complementari. L'arte e la natura parlano lo stesso linguaggio, ed è per questo che matematici e artisti si capiscono, o perlomeno dovrebbero capirsi, no? Cosa che poi in genere non si fa. Ah, qui c'è un grande avanzamento, no? Questa volta l'opera è fatta soltanto di cerchi. Concentrici, in questo caso di nuovo, no, c'è il problema del colore, ma questo è un Vasarely. Non è un aggettivo, Vasarely è naturalmente un artista, no? Che è, insomma, vicino all'arte ottica in qualche modo, no? Si è divertito molto, ne vedremo parecchi, o almeno tre o quattro in seguito di queste cose di Vasarely, e questa qui è una di quelle che lui ha fatto appunto semplicemente con linee curve. Questo qui è un Delaunay, che voi forse conoscerete per quelle strane immagini della Torre Eiffel, tutta rotta, no? Tutta fatta a pezzi, no? E beh, questa è una composizione di nuovo astratta, no? Fatta semplicemente di cerchi e colori. E questo è... che cos'è? Cioè, qui bisogna tirare, no? come giocare al lotto, no? La probabilità di centrare è pochissima, no? Poi magari si centra due volte nella stessa settimana. Questo credo che sia un Kandinsky, io me li sono studiati prima ma non sono sicuro di riportarli perfettamente. Comunque anche lui, Kandinsky, in questo caso ha abbandonato le strutture rigide delle rette, no? E ha fatto qualche cosa, no? Di nuovo soltanto con cerchi e tra l'altro appunto perfettamente bilanciati anche in questo caso. Questo è il Vasarely di cui dicevo prima. Cioè, l'opera di Vasarely è quasi tutta fatta in questo modo, cioè figure geometriche più o meno regolari. Qui vedete ci sono dei quadrati al centro, no? Perfettamente regolari, poi diventano dei rombi, no? In qualche modo è sempre Vasarely. Qui l'immagine, insomma, questo è un cerchio a cui è stato tolto un pezzettino, no? Quindi non è che sia una cosa particolarmente complicata dal punto di vista matematico. Quadrati iscritti dentro ad altri quadrati, no? E così via. Questo è sempre Vasarely, fa venire mal di testa, no? Perché una delle cose che lui cercava di fare, anzitutto, vabbè, guardiamo l'opera dal di fuori, cioè questa di nuovo è fatta tutta di quadrati, no? Però questi sono quadrati veramente, e questi invece sono quadrati distorti, ovviamente, no? C'è un qualche senso prospettico. E questa è arte ottica, né più né meno, cioè arte ottica che è stata famosa negli anni 70, no? quando eravamo hippie tutti con i capelli fino ai piedi. Questo era il periodo nostro però, no? In cui c'era questa arte ottica, no? E tra l'altro quelle cose che fanno venire ancora più mal di testa di Vasarely, quelle strane linee ondulate che se le guardate vi fanno girare la testa, no? E così via. E questa è fatta di nuovo col principio che dicevo prima, no? Semplicemente dei segmentini messi insieme. Questi sono tre esempi di arte ottica fatte con gli elementi che ho citato prima, cioè sono tutti cerchi, questi qui cerchi dello stesso diametro, questi cerchi concentrici, no? Come sanno bene i matematici, e questi invece cerchi di natura differente. Grazie. Allora ecco qua, in questo cestino, che cosa ci sarà in questo cestino? Volevo farvi vedere alcune cose, perché adesso ne parleremo, perché finora quello che abbiamo fatto è stato vedere delle opere artistiche, pittoriche, in cui gli elementi raffigurati erano per l'appunto figure piane, cioè poligoni, segmenti, cerchi, no? E così via. Ora questo è facile in qualche modo, perché la tela è piana, le figure sono piane, no? Quindi ben si adattano una all'altra. Il problema arriva quando uno voglia raffigurare in qualche modo degli oggetti geometrici che siano a tre dimensioni, no? Quindi non poligoni ma poliedri, dei solidi. Allora, ho portato qui a vedere questi modellini fatti da me, nel senso che ho comprato la cosa, l'ho tagliata, no? Però disegnati non da me, come potrete vedere, ma da Escher, no? Non so se si vedono? Questo, adesso Bianucci farà l'esame. Poco per volta lo porto. Questo che cos'è? Beh, questi sono dei pesci. Non dei... Bianucci fa parte della cultura umanistica. Dicevo, un cubo, punto... un cubo. Sì, no, ma mi sembrava poi tra l'altro è anche malato, uno non troppo pensa... semplice. Dice. No. Poi uno non pensa mai alle domande ovvie, ma i professori fanno spesso delle domande ovvie. E questo che cos'è? Questo è più difficile, un icosaedro. No. Quella.
Questa è la stessa cosa, no? Né più né meno, anche se non sembrano, per i matematici le due cose sono perfettamente uguali, no? I matematici a volte ci vedono più in là delle persone normali. Come mai sono la stessa cosa? Ma perché questo, il cubo, no, è fatto di 8 vertici, 6 facce, no? E questo qui, l'icosaedro, è fatto del contrario, no? 8 facce e 6 vertici. In qualche modo questi due solidi si chiamano solidi duali, no? Quindi cubo e icosaedro. Poi ce ne sono altri due. Io ho finito i nomi che conosco. Ah, male, perché adesso arriva il bene. E questo qui, questo lo conosci. E questo è un ottaedro? No, non si può ripetere. Non lo so cosa Do, sia. Dodecaedro. Dodecaedro, sì. Dodecaedro, e questo è un? Questi dunque sono di nuovo... Di nuovo un icosaedro, com'è possibile? Scusami, come si chiama? L'abbiamo sbagliato questo qua. Questo qua allora era sbagliato. Un ottaedro questo qua. Ah, un ottaedro. Mai messo in questo qui è l'icosaedro. Vedi che i professori fanno domande e non si accorgono di quello che sono. Questo è l'icosaedro e questo è il dodecaedro. Pure questi sono solidi in qualche modo duali, no? Per lo stesso motivo. Qui ci sono 12 facce e credo quanti? Non lo so. 20. 20 vertici, no? E qui esattamente il contrario. Quindi di nuovo due solidi che vanno duali, no? Ora voi direte quanti ne tira fuori. Anzitutto questo non è il pozzo di San Patrizio, quindi prima o poi finisce. E ne rimane uno solo, no? Come mai uno solo? Questo è il tetraedro, no? O la piramide, no? Ce n'è uno solo perché ha 4 facce, 4 vertici, no? Quindi è duale di se stesso. Ora, qual è la cosa interessante di questi 5 solidi? È che sono gli unici, notate, gli unici solidi regolari che esistono. Cioè, regolare significa, questi solidi sono fatti di poligoni, no? Le facce sono poligoni. Sono poligoni con lo stesso numero di lati, da tutte le parti. Qui sono sempre quadrati, oppure triangoli, oppure pentagoni, no? E così via. E non c'è modo di farne altri. Questa è una scoperta che ha fatto un filosofo, Teeteto, no? Del 5-600, quando i filosofi facevano matematica, no? 5-600 avanti Cristo, e c'è la possibilità di fare dei solidi intermedi, per esempio fare dei solidi che siano semiregolari, cioè invece di usare soltanto un tipo di faccia, usarne due. Per esempio uno che tutti conoscete, che è stato inventato da Archimede, è il pallone da calcio, no? Che è fatto di pentagoni ed esagoni, no? E ce ne sono tanti altri. E allora quello che volevo introdurre con questi solidi è il filmato seguente, che è un filmato per l'appunto sui solidi platonici nell'arte. È molto semplice perché invece di dover andare a cercare sui libri, no, fare le fotografie delle opere, no, c'è qualcuno che, come spesso succede nella vita, no, quando voi cercate di fare qualche cosa, no, la fate e poi scoprite che qualcuno l'aveva già fatto prima e meglio, no? Ora queste cose sono state fatte nel caso dell'arte e della matematica da Emmer, che è venuto qua 2 o 3 settimane fa, no? E che tra l'altro è presente in sala, quindi non posso dire cosa penso di lui, perché altrimenti no. E quindi lui ha fatto questi filmati, questi qui sono soltanto pezzettini dei filmati che vi faccio vedere, no? Il primo filmato è quindi sui solidi platonici, se possiamo farlo vedere. Solidi platonici come Albrecht Dürer. In Melancolia primo, che è un'incisione del 1514, sono presenti molti simboli alchemici e cabalistici. Già il titolo ha suggerito diverse interpretazioni. La composizione vuole forse essere la raffigurazione della solitudine dell'artista. Il solido che vi appare è anch'esso enigmatico. Non è affatto facile capire con quale prospettiva è stato disegnato. Ma nel Rinascimento è sicuramente il libro di Luca Pacioli, illustrato da Leonardo da Vinci, l'esempio più prezioso di collaborazione tra un matematico e un artista, anche se Leonardo non era certo solo un artista. I disegni di Leonardo che illustrano il testo sono di una stupefacente modernità. Leonardo disegnò di ogni solido la versione vuota, cioè vacua, e quella piena, cioè abscissa e stellata. Pacioli fu grande amico anche di Piero della Francesca, che lo ritrasse nella Madonna dell'Uovo, che si trova all'Accademia di Brera. Pacioli è il frate al centro. Ma Luca Pacioli fu anche, si direbbe oggi, un matematico applicato. Si occupò della contabilità di Venezia e pare che sia stato l'inventore della partita doppia, scoperta utilissima a Venezia,
che a quel tempo era una città al centro dei traffici tra Oriente e Occidente, città di mercanti per eccellenza. Il pittore Jacopo De Barbaris dipinse un altro ritratto di Luca Pacioli. Il dipinto è particolarmente interessante perché in alto, sulla sinistra, vi compare uno dei solidi semiregolari su cui torneremo, il rombo cubo ottaedro. L'interesse per la matematica a quel tempo era così grande che Paolo Uccello, dovendo dipingere i busti dei cinque uomini più importanti dell'epoca, ritrasse oltre a se stesso, a Giotto, Brunelleschi e Donatello, anche un matematico. Questo quadro purtroppo è difficilmente visibile, dato che si trova nei sotterranei del Louvre a Parigi, ed è anche difficile trovarne traccia nei cataloghi più recenti del museo. Nel Cinquecento riesce difficile distinguere in certi casi, come con Sirigatti, se si è di fronte ad un matematico o ad un artista. Molti erano entrambe le cose. Cioè rappresentazione, allora dicevamo, di solidi in pittura. Questo è Paolo Uccello, uno dei solidi di semiregolari, quelli di cui parlavo prima, no? E una stellazione in realtà, una stellazione significa che si mettono sulle facce, no, di queste specie di piramidi, e si trova nella Basilica di San Marco a Venezia, calpestata da tutti i turisti, dalle orde, no, che vanno avanti e indietro. Sono stato recentemente a Venezia, in effetti ci passano tutti sopra, nessuno se ne accorge ovviamente. Questo invece è un artista moderno, contemporaneo nostro, italiano, si chiama Lucio Saffaro, che è un artista veramente interessante, perché forse, almeno a mio parere, è quello che in qualche modo riunisce meglio l'aspetto matematico e l'aspetto artistico. Questo qualcuno di voi riconoscerà e c'è qualcosa di strano, no? Ed è effettivamente lo Sposalizio della Vergine di Raffaello, in cui tutto è diventato astratto. Qua giù c'è la chiesa che c'era nel dipinto originale di Raffaello, e qui ciascuno di questi rettangoli corrisponde ad una delle figure di Raffaello con le stesse proporzioni, no? E questa è praticamente la struttura dell'opera, che è stata fatta appunto per un anniversario di Raffaello. Questo è uno dei poliedri che Saffaro ha rappresentato. Credo che sia uno di... sono molto complicati, come vedete, questi poliedri. Non sono stati scoperti da lui, benché lui ne abbia scoperti parecchi, delle famiglie infinite addirittura, no? E ne abbia disegnato qualcuno. E questo è un poliedro che è fatto di 240 triangoli, naturalmente qui se ne vede solo qualcuno, no? Messi insieme e incastrati in questo modo. Quindi vedete come anche una figura puramente matematica, però sufficientemente complessa, possa diventare, no, effettivamente un qualche cosa di bello da vedersi. E Saffaro poi, queste sono le uniche immagini che vedremo al computer, no? Perché naturalmente si potrebbe parlare di arte e geometria frattale, no? Di cui tutti forse avete sentito parlare già abbastanza, no? Questi qui però sono dei tentativi al computer di mettere insieme i solidi platonici che vi ho fatto vedere prima, in particolare in genere i cosaedri, no? E così via, e di farli intersecare. Questi colori corrispondono naturalmente a ciascuno di quei solidi, per esempio questo qui blu, questo qui e questo qui, sono sempre lo stesso solido, no? Vedete che qui ci sono 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, no, probabilmente 5 o 6 incastrati, no, uno dentro l'altro. Questo invece è un artista molto più classico, no? Dalì. Eppure vedete che anche Dalì, in qualche modo, mentre rappresenta un soggetto che è tipicamente religioso, cioè l'ultima cena della passione, sopra, qua giù, no, ci rappresenta il dodecaedro. Come mai dodecaedro? Beh, motivo ovvio, no? Ci sono 12 facce, ciascuna delle facce è questa qui, no? Una delle facce dei discepoli, no? E quindi questo rappresenta in qualche modo, no, la struttura dei discepoli che stavano al banchetto della passione. E questo è sempre Dalì. Lo metto qui perché così almeno ce lo togliamo, no? E questa è una strana rappresentazione, però. Poi vedete una croce, questo signore, che credo sia Gesù Cristo, è appeso lì, no? Però non attaccato alla croce, no? E di fronte a questo cubo. Ora questo, se vedete, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e poi ce n'è uno dentro qui, 8, sono 8 cubi disposti a croce. Questa è una rappresentazione aperta, in qualche modo, di un poliedro a 4 dimensioni che si chiama ipercubo, e di cui parlerò tra un momento. Però adesso, poiché col passare del tempo divento sempre più vecchio e mi stanco sempre più facilmente, ritorno là che volevo farvi vedere un'altra cosa. E questa invece è sempre un'introduzione ad uno dei filmati di Emmer.
e vi farò vedere cose che chi ha già visto si annoierà. Puoi tenere un momento questo? Volentieri. E anche questo, grazie. Chi ha già visto si annoierà e chi non l'ha visto magari anche. Comunque, questa è una striscia di carta, no? La lunghezza non importa, eccetera. No? Se la metto così e la pinzo, faccio una cosa interessante. Ui, devo tenerlo lontano dal microfono. Ecco qua, che cosa viene secondo voi? Che tipo di figura è questa? Un nastro. No, nastro, sì, però così, la metto qui, che cosa serve? Ah, un cilindro. Un cilindro, non ci siamo preparati come avete notato, eccetera. Questo è un cilindro, quali sono le proprietà del cilindro? Beh, sono ovvie, no? Quelle che uno si può aspettare, no? Il cilindro ha due facce, come molti di noi, due lati, no? Uno da una parte, uno dall'altra, una faccia esterna e una faccia interna, no? Nascosta alla vista, no? E così via. Notate che posso distruggere questo oggetto. Se taglio un cilindro cosa succede se lo taglio a metà per così? Prova a immaginarlo. Lo raddoppio, faccio quello che faceva quel signore lì che stava sotto il dodecaedro prima, cioè faccio i miracoli della duplicazione del cilindro, che è naturalmente meno utile di quella dei pane e dei pesci, ma comunque ognuno fa quello che può. Eccolo qua. Due cilindri. Vabbè, non ridete, calma. Questo è riuscito. Questo è riuscito, no? È venuto. Adesso prendo questa striscia, no? E faccio una cosa analoga, però invece di fare un cilindro gli do un mezzo giro così, no? Non crediate che vi sia dato di volta il cervello, sto arrivando al punto. Questa si chiama striscia di Möbius. Come mai? Perché l'hanno scoperta i romani, no? Però come spesso succede, no, le cose vengono scoperte e poi dimenticate, no? E nel 1850 circa, no, questo signore di nome Möbius ha scoperto questa striscia. Ora, qual è la cosa interessante di questa striscia? Che questa striscia, come si direbbe oggi, è fatta tutta d'un pezzo, no? Nel senso che ha una faccia sola. Ora, per chi non l'ha mai vista, la cosa sembra strabiliante, no? Se io metto il dito qua, no, e lo faccio girare tutto intorno a questa striscia, no? Continuo a passare, non faccio il trucco, passo di qui, e ritorno esattamente allo stesso punto, cioè ha una sola faccia, no? E la cosa interessante è che ha anche soltanto un bordo, no? Perché questo bordo gira da tutte le parti, no? E ritorna qua. Ora, Bianucci, cosa succede? Non lo dico, non lo chiedo, perché a lei l'avevo già provato, però lei ormai lo sa. Cosa succede se la taglia a metà? Credo che vengano fuori due nastri intrecciati tra di loro. Vabbè, vediamo che cosa la cultura scientifica e quella umanistica, quando sono messe a confronto, sempre che non si rompa. Allora, io taglio questa roba qua. C'è qualcun altro che ha un'altra idea? No, di quello ho sbagliato, evidentemente. Ah, scusatemi però, questo qui si è rotta, ma aspettate. No, allora ha sbagliato il professore. No, no, non ha sbagliato il professore, ha sbagliato il cartolaio che ci ha dato una striscia. Una striscia che non funzionava bene, maledizione. La devo soltanto attaccare perché altrimenti non... anzi, non avremmo mica messo una cosa con le puntine che sono finite. Ah, ecco. Vabbè, scusate l'intoppo. E naturalmente adesso chissà cosa salta fuori, perché... la cosa giusta. Bianucci aveva torto, come si dice. Cioè, c'era un libro che si chiamava La Bibbia aveva ragione. Io ne scriverò uno di Bianucci aveva torto, no? La striscia di Möbius, quando la si taglia a metà, no? Non si spezza, a differenza di quella del cilindro, no? Però diventa semplicemente una striscia di lunghezza doppia con due mezzi giri, no? E così via. Ora, la superficie è sempre unica? La superficie è sempre unica, però c'ha due mezzi giri invece che uno. E la cosa interessante è che questi qui non sono giochetti cretini, no? Come potrebbero sembrare, no? Ma sono in realtà alla base di quello che si chiama la topologia. Cioè la striscia di Möbius è quella che permette di caratterizzare esattamente quali sono le superfici nello spazio a due dimensioni. Non vi dico come, ma se volete poi potete fare una domanda, no? E ve lo dico. E allora, nel frattempo ci penso. Questa era un'introduzione al prossimo filmato, perché queste strisce di Möbius, sono state reinventate da un artista che si chiama Max Bill, che faceva parte del Bauhaus, credo, e adesso vedremo, no, appunto questo filmato che è stato girato sempre da Emmer. Stiamo assistendo nel Palais de la Découverte di Parigi alla nascita di un nastro di Möbius sul terminale video di un computer.
A Washington, sul grande viale che porta alla Casa Bianca, davanti allo Smithsonian Institute, quasi come un fantastico orologio solare, si trova il nastro di Möbius dello scultore De Rivera. Al Museo delle Scienze e dell'Industria di Chicago, anche un bambino può mettere in moto questo modello gigante di un nastro di Möbius. Una specie di grosso giocattolo matematico a disposizione del pubblico. Il primo nastro che ho fatto è del tutto simile a questo, che è un vero e proprio nastro di Möbius, ma quello era più corto ed aveva un punto centrale di appoggio. Qualche anno più tardi scoprì che si poteva, costruendo un nastro di Möbius, orientarlo in diverse direzioni. Questo signore che gioca con il nastro di Möbius, creato con le sue mani, è lo scultore Max Bill, nel suo studio di Zurigo. Con queste diverse possibilità di posizionamento si ottengono molteplici aspetti della stessa figura. Di questi nastri, Max Bill ha riempito città, parchi e musei. Chissà se questi giovani nel parco di Anversa o i visitatori del Museo Pompidou a Parigi si sono domandati cosa sono queste strane figure. Sapranno, insomma, cos'è il nastro di Möbius? Il grafico olandese Maurits Cornelis Escher affermava invece, a proposito della sua opera: dall'esaminare gli enigmi che ci circondano e analizzando le osservazioni che ho fatto, sono arrivato nel campo della matematica. Mi sembra spesso di avere più in comune con i matematici che con gli artisti. Con Escher si coglie forse il momento più alto di connessione consapevole tra un artista contemporaneo e la matematica, anzi, tra un artista e la scienza più in generale. Il rapporto tra la vita e la morte sono i cigni bianchi e neri, che si intersecano, si fondono, nascono e scompaiono gli uni negli altri, in un continuo divenire, in un gioco di incontri senza fine. All'enigma del nastro di Möbius, Escher aggiunge l'enigma della sua straordinaria tecnica. L'oggetto geometrico assume così significati nuovi, ai confini tra la realtà e la fantasia. La fantasia e la scienza. Quando un uomo e una donna si uniscono nell'amore, esiste una potenzialità infinita di rapporti che, come la striscia di Möbius, non hanno fine e non hanno principio, dice Carole Berger nel suo libro Una coppia chiamata Möbius. Questo era un esempio, tra l'altro, di opera in cui c'era un uso di nuovo, no, di oggetti matematici strani, in questo caso meno banali di quelli soliti, no, la striscia di Möbius, e sterette, no, vedete. No, quindi anche questi oggetti che i matematici così, no, hanno inventato, no, per loro uso e consumo, poi possono entrare a far parte, no, dell'immaginario artistico. E adesso io scenderò fra voi a fare domande di matematica. Perché volevo farvi vedere, adesso che ormai vi ho cotti a puntino, adesso vi faccio vedere un po' di matematica veramente, no? Naturalmente avrei bisogno di quattro mani, cosa ho fatto?
Dunque, volevo farvi vedere quindi una piccola introduzione alle ultime 4-5 diapositive, perché in realtà questa sarebbe la parte più interessante di tutto il discorso, no? E poiché viene alla fine, come sempre succede, no? Bisogna correre. Però la parte interessante era quello che dicevo agli inizi, cioè la matematica che interviene nell'opera d'arte come struttura. Allora, in che modo può intervenire come struttura? Beh, anzitutto c'è il primo problema, cioè l'opera d'arte in qualche modo è proporzionata, c'è il problema delle proporzioni. E vi farò vedere, naturalmente io non sono Escher, non sono, questi sono i disegni che faccio io, no? Questo è un rettangolo, no? È un rettangolo, c'è qualcuno che ha una matita, per favore? Anche se non scrive, solo per puntare qua. Questo qui è un rettangolo e la parte sopra, questa qui, è un quadrato, no? Ora, questo qui, quello che rimane, grazie, quello che rimane qua giù è un altro rettangolo. La cosa interessante è che questo rettangolo è disegnato in modo che questo rettangolo qui e questo qua, cioè quello grande e quello piccolo, siano simili fra di loro. Ora, questo modo di disegnare il rettangolo, anzitutto è unico, no? Perché il modo che vi ho detto adesso di fare un rettangolo in cui se gli tolgo un quadrato rimane un rettangolo che è simile a quello di partenza, no? Designa, no? Individua un unico rettangolo. Se questo è un lato unitario, questo qui è quello che si chiama il rapporto aureo. In qualche modo questo rettangolo messo per così è il rettangolo più proporzionato, perlomeno, no? Così si pensa, più proporzionato che possa esistere. E questo tipo di proporzioni venne usato anzitutto in maniera intuitiva, a partire dai greci, no? E così via, nel Partenone, nella Grande Piramide, lo si trova da tutte le parti. No? E poi piano piano, oggi già i greci avevano capito, no? Che in realtà c'era proprio questo rapporto matematico, no? Che stava alla base della proporzione. Ora, un altro modo di vedere il rapporto aureo è questo qua. Naturalmente avrei bisogno di tre mani come la dea Kali, ma insomma non... Questo qua, allora, spero che non ci siano carabinieri in aula perché altrimenti qua pensano che faccia apologia di reato. Ci sono due cose qui, no? C'è un pentagono regolare di fuori, disegnato col colore politico giusto, no? Come si dice al pentagono americano, soprattutto in questi giorni, no? E di revanche imperialista, no? E dentro c'è una figura, no? Disegnata sempre col colore giusto, no? Che è la stella, voi pensate, no? Delle Brigate Rosse, no? E così via. Quindi notate questa strana coincidenza, no? Del nero e del rosso, no? Il pentagono e la stella e così via, no? Gli opposti estremismi, no? Però la cosa interessante, no? È che il rapporto fra le diagonali del pentagono e il lato è precisamente quello che dicevo prima, cioè se voi tirate questo lato qui e ne fate un rettangolo, no? Viene fuori un rettangolo che ha esattamente le proporzioni auree. Ora, questa scoperta non è una scoperta di Clinton né di Curcio, no? E così via, bensì era il simbolo dei pitagorici, cioè questa stella inserita dentro il pentagono era perfettamente, no? Il simbolo di quell'altra setta, che anche quella era esoterica, no? Che l'aveva scoperta per prima. E la cosa interessante è che il rapporto aureo è un numero cosiddetto irrazionale, no? E l'irrazionalità si vede subito qua, che se voi continuate a fare lo stesso gioco qui dentro, naturalmente la stella individua un pentagono di nuovo regolare, no? All'interno del quale potete fare una stella, che stavolta ho fatto nera per dare un po' di respiro a tutti, no? Qui si fa di nuovo un altro pentagono, se ne fa un'altra rossa, no? E così via, l'alternanza degli opposti, no? E questo non ha mai fine. Cioè questa figura in qualche modo simboleggia il fatto che siamo di fronte ad un numero irrazionale dal punto di vista matematico, ma perfettamente razionale, anzi esattamente equilibrato da un punto di vista estetico, no? Ora, questa era la prima cosa, la proporzione da un punto di vista matematico. Vedremo poi negli esempi che vi farò vedere, in particolare una tela di Piero della Francesca, no, come questo rapporto aureo sia direttamente impiegato, ma la cosa viene impiegata moltissimo in quegli esempi che ho fatto prima di Mondrian, ad esempio, il fatto che dicevo, state a vedere dove sono messi le linee, dove sono messi i quadrati e così via. Sono quasi tutti automaticamente messi in posizione da rispettare questi rapporti aurei. Il secondo modo in cui la matematica ci può dire qualche cosa o far intervenire nell'arte è la simmetria. Allora, qui ho fatto un poligono regolare, col colore giusto, questa è una croce rossa, no? E quali sono le simmetrie di questo poligono? In quanti modi io lo posso girare, questo poligono, in modo che non cambi? Voi capite che posso girarlo così, no? Torna a se stesso, no? Oppure posso anche fare questo, no? Ho girato il foglio, no? E poi lo posso rigirare, no? Questo è quello che i matematici chiamano gruppo diedrico, no?
E beh, naturalmente questo vale per la croce, se non ci ha appeso nessuno, perché altrimenti se voi continuate a girare la croce a quel poveraccio, no, gli viene mal di testa, o Cristo si trasforma in San Pietro, no? Sapete che sono stati appesi in quel modo lì, no? Questo è un primo modo di simmetria centralizzata, che è stato non scoperto, ma perlomeno studiato da Leonardo. Leonardo aveva il problema di fare delle chiese, no? Degli edifici che fossero molto simmetrici, in genere fatti con piante di poligoni, no? Beh, questo era uno dei modi in cui si potevano fare simmetrie di tipo diedrico. Ce n'è un'altra, qui bisogna dare il pane a pane, il vino al vino e non offendere nessuno, no? Quindi qui ce n'è un'altra, che è una croce come quella di prima, nera per ovvi motivi, no? Non è quella che pensate voi, perché quella che pensate voi è espressione di una politica di destra, no? E questa qui, come vedete, gira a sinistra, no? Quella di destra è questa qua, che è per l'appunto quella che pensate voi, no? Che ci aveva sul braccio quello là, no? Però non è la stessa cosa di questa, no? Ora, questo simbolo è un simbolo che, di nuovo, esattamente come quello delle Brigate Rosse che era stato scoperto da Pitagora, questo è un simbolo vecchissimo, si trova, per esempio, se andate a Pompei ci sono vari mosaici, no, che avrete visto, e se andate in India o in posti dove ci sono santuari buddisti, in genere c'è la Buddha qua, no, sullo stomaco, no, e la croce è semplicemente la ruota della vita, no, in qualche modo che gira e così via. Però questo è differente dalla croce di prima, no? Perché c'ha questi aspetti qui, no? Queste specie di braccia, no? Che infatti è una croce uncinata, no, per l'appunto, no, che permette soltanto di avere simmetrie di rotazione di questo genere e non di quell'altro, no? Quindi questo è un gruppo che si chiama in matematica gruppo ciclico, no? Ora, quanti ce ne sono di questi gruppi ciclici e di questi gruppi diedrici? Ce ne sono infiniti, perché ovviamente di croci ne potete fare con quante braccia volete, no? Ad esempio, questo esempio qui, il prossimo, no? Poi smetto su questo argomento, sarebbe una croce uncinata però fatta a tre soli pezzi, no? E questo qualcuno di voi l'avrà già visto, no? Anche questo è un gruppo ciclico a tre soli elementi, perché gira soltanto tre volte, no? Ed è il simbolo della Sicilia, no? La trinacria, il simbolo della medusa, no? Che viene messo addirittura nello stemma della Sicilia, no? Si possono fare con due, no? Con una e con 150, quanti ne volete. Quindi questo è il secondo modo in cui la matematica interviene nell'opera d'arte, attraverso queste nozioni di simmetria. Questa caratterizzazione, per esempio, dei gruppi simmetrici di rotazione, che è stata trovata per l'appunto da Leonardo, no? E il terzo modo in cui interviene la matematica è forse il modo più interessante per la pittura, ed è la prospettiva. Ora, in che modo si può disegnare un oggetto in prospettiva? Voi sapete qual è il problema, l'ho già detto credo stasera un paio di volte, il problema è che la tela è un qualche cosa di bidimensionale, gli oggetti in genere sono tridimensionali, quindi bisogna in qualche modo dimenticarsi di una delle dimensioni e farla diventare piatta, no? Ora, questo è un modo per disegnare un cubo, no? Che ha ovviamente tre dimensioni, che sono l'altezza, la larghezza e la profondità, per così, no? Ora, questo modo credo che si chiami assonometria, no? In che senso? Beh, perché si disegna un cubo, naturalmente queste linee tratteggiate vogliono dire che quelle lì stanno dietro, no? Sono le facce di dietro. Ma la cosa importante è che qui ci sono tre direzioni di linee parallele, una è questa e una è questa. Cioè linee parallele rimangono parallele, no? E vanno in tre direzioni diverse. Ora adesso vi farò vedere altri tre modi di disegnare un cubo, che sono invece quelli che usano i pittori, e poi vedremo un paio di esempi dati nell'arte. Questo è un secondo modo di rappresentare un cubo, in cui le linee verticali rimangono verticali, le linee orizzontali rimangono orizzontali, ma le linee di profondità, che prima erano parallele nell'assonometria, vanno a convergere in un punto che si chiama, come tutti sappiamo, punto all'infinito o punto di fuga, no? Questo è in genere il modo in cui le figure vengono rappresentate nelle pitture. Ma ce ne sono ancora due di altri modi di rappresentare un cubo, perché qui solo una delle direzioni va a convergere in uno dei punti all'infinito. Ed ecco qui un secondo modo di rappresentare un cubo, in cui due delle direzioni sono due dei punti all'infinito sono diventati finiti. Vedete che soltanto più le linee verticali rimangono verticali, ma le altre due direzioni vanno a convergere in uno solo, no? Quindi ci sono due punti di fuga. E poi ce n'è un terzo, di modo, che è quello ovvio, no? Cioè in cui tutte e tre le direzioni vanno a convergere in punti che sono qua sulla carta. Quindi questi sono tutti modi diversi di rappresentare uno stesso oggetto, che ci danno l'idea, no, di come questo oggetto è fatto in maniera differente. Ora, questi in genere non vengono usati nella pittura, no? Anche perché la pittura si usa quasi sempre un solo punto di fuga, che è quello tra l'altro che corrisponde poi tra l'altro anche alla visione, no, dell'osservatore.
Ce ne sono tre di punti di fuga, perché ovviamente le dimensioni sono soltanto tre degli oggetti spaziali. Ma se voi ricordate quel crocifisso che ho fatto vedere prima, cioè il crocifisso di Dalì, beh, quello era un ipercubo. Ora, l'ipercubo è un cubo a quattro dimensioni, cioè ci sono quattro dimensioni che sono perpendicolari fra loro. Ora, come è fatto l'ipercubo? Questo è uno dei modi di rappresentarlo, no? Vedete qui che c'è un cubo rosso, poi c'è un cubo nero, e poi ci sono queste linee verdi che collegano il cubo nero con quello rosso. Queste linee, mentre queste tre linee, queste tre direzioni sono perpendicolari fra di loro e il parallelismo viene mantenuto, qui tutte queste linee vanno a convergere in un unico punto, che è questo qua, se riesco a farvelo vedere. Come mai succede questo? Beh, proprio perché siamo nella quarta dimensione, no? C'è ancora un ulteriore punto di fuga che viene rappresentato in quel modo lì nella figura, che naturalmente adesso chissà dove sarà. Eccolo qua. C'è questa strana rappresentazione che a prima vista può sembrare incomprensibile, no? Ci dice semplicemente che c'è un oggetto a quattro dimensioni. Queste quattro dimensioni hanno quattro punti in qualche modo di fuga. Tre vengono lasciati esattamente come erano nelle tre dimensioni, nell'altro caso. E uno viene fatto convergere qua giù. No? Quindi queste linee che voi vedete essere storte sono in realtà parallele. Naturalmente è un po' difficile immaginarsi l'ipercubo, perché il cubo che è dentro e il cubo che è fuori sono tutti esterni, così come gli altri sei cubi che stanno intorno, no? E l'unico modo in cui noi possiamo in qualche modo immaginarcelo è fare quello che ha fatto Dalì, no? Cioè prendere questo cubo e aprirlo, così come noi prenderemmo un cubo nello spazio solito, lo apriamo e ci viene fuori una croce che è fatta di sei quadrati. Se noi prendiamo un ipercubo nelle quattro dimensioni e lo apriamo nello spazio a tre, ci viene fuori una croce che è fatta di otto cubi, che è quella che aveva rappresentato prima Dalì, no? Ora, tutta questa storia è qualcosa che oggi in realtà i matematici conoscono benissimo, e è stata praticamente scoperta nel 1500, 1400 in realtà, no? Anzitutto da Brunelleschi, poi da Alberti e poi soprattutto da Piero della Francesca, che in qualche modo è stato un po' il teorizzatore, no? Di questa arte della prospettiva. E la pittura è veramente cambiata da Piero della Francesca in poi, perché queste regole di punti di fuga, no? E così via si sono effettivamente usate, no? Nell'arte. Ora qui la tentazione è troppo grande di farvi vedere che cosa fanno i matematici di queste cose. Naturalmente il cubo è solo una delle immagini che si potrebbero rappresentare. Che succede se voi volete rappresentare cose più complicate? Ecco, questa è una figura, è un esagono, infatti come vedete ci sono soltanto 4, 5, 6, 6 vertici, no? Questi sono i lati di un esagono, naturalmente non è un esagono regolare nel senso di quello panciuto come di solito conosciamo, no? Convesso, no? E i lati opposti, se vedete, 1, 2 e 4, 3, no? Vanno ad incontrare, 1, 2 e non so, 4, 5, vanno ad incontrarsi in punti. La cosa misteriosa è che questi tre punti in cui si incontrano le coppie di lati opposti stanno sulla stessa riga. Ora voi direte, ma questo è vero sempre? Ovviamente no. Quando è che è vero? Beh, questo è uno dei più bei teoremi della geometria proiettiva, che è stato scoperto nel 1600, praticamente 1640, da Pascal. Questa cosa succede esattamente quando l'esagono viene inscritto perfettamente dentro un'ellisse. E questo è uno dei teoremi di quella branca della matematica che è nata precisamente dagli studi di Piero della Francesca, di Leonardo, di Brunelleschi e così via, che poi si è sviluppata come una branca a sé stante della matematica. E allora quello che io farei adesso, vi farei vedere alcuni esempi di applicazione della prospettiva nell'arte invece classica, no? Attraverso delle immagini che sono queste qua. Allora, questa qui è insomma una signorina nuda, no? Non vi preoccupate, è sposata anzitutto, no? Ed è la moglie di Dalì, ovviamente, no? Questo è un famosissimo quadro che si chiama La Leda Atomica, no? E se c'è un quadro in cui non compare praticamente niente di matematico, quasi tutto è onirico, no? Surrealista, no? In qualche modo, è proprio questo, no? Qui c'è un cigno, vedete, no? Lei ha la mano sulla testa del cigno. C'è però qualche cosa che ci dice, ah, qui c'è qualche trucco, perché questa è una squadretta, no? Ora, questo è un tipico esempio di che cosa succede quando si guardano i quadri e spesse volte non si capisce che cosa ci sta dietro. Ora, io non è che lo capisca perché sia tanto intelligente, ma perché sfogliando uno degli album di Dalì ho trovato questa figura qua. Eccola qua. Questo è quello che Dalì fa spesso, no? Di lasciare fogli bianchi. Cosa succede qua? Grazie, qualcuno sta andando avanti senza che io tocchi, ma comunque grazie che mi avete salvato. Ecco, questa è la figura che ho trovato.
Ora notate la cosa interessante, già da lì ci spiega come ha strutturato il suo quadro e poi naturalmente ha tolto la struttura. Qui c'è un cerchio, qui c'è un pentagono, che è esattamente quel pentagono a cui mi sono riferito prima, parlando del Ministero della Difesa americano, no? E qui dentro, no, c'è la stella pitagorica, no, che è inscritta dentro il pentagono regolare. Ora, se voi vedete la figura della Leda, no, cioè la moglie di Dalì, Gala, no, è perfettamente inserita all'interno di questa stella, no? Il che significa che il quadro automaticamente acquista queste proporzioni auree, no, che noi non vediamo. Ah, ecco, questo naturalmente vuole andare indietro, ma questi aggeggi meccanici, ecco, che noi non vediamo quando il quadro ci viene presentato in questo modo, no? Che però quando poi ci viene svelata dall'artista, in qualche modo allora poi capiamo, no, che cosa ci sta sotto. Ora, questo è qualcosa che succede spessissimo, non soltanto in Dalì, notate che Dalì l'ho scelta apposta, perché in realtà è un pittore surrealista come lui, si potrebbe immaginare, no, che sia il più lontano possibile da questi trucchi razionali, no? E invece persino loro, no, persino i surrealisti appunto usano questi trucchi. Il prossimo quadro è un quadro di Giotto, no? E ve lo faccio vedere, perché, anzitutto perché ormai è crollato, non si può più vedere, no? Quindi questo stava ad Assisi, no, prima del terremoto, no? E qui, se voi vedete, no, ci sono queste torri, no, questa rappresentazione credo sia di Gubbio, no? E ciascuna di queste torri è rappresentata esattamente come dicevo prima, in assonometria. Vedete qui la direzione verticale, no? Poi ci sono queste direzioni che sono di nuovo parallele e poi queste altre, no? Non c'è nessun punto di fuga. Giotto insomma, aveva capito l'assonometria, non tanto bene, perché se vedete queste case qui sono un po' storte, no? queste e questa per esempio, o questa e quella, non sono perfettamente parallele, no? Però perlomeno c'è l'idea, no, di rappresentare qualche cosa che è tridimensionale in maniera assonometrica. Ma il vero passo in avanti, no, nella pittura è questo qua, no? Cioè questo è un tipico quadro di Piero della Francesca, La flagellazione, no? Anzitutto cosa si nota qua? Ma si nota che il quadro è diviso in due parti, qui ci sono tre signori e qua c'è una scena differente. Beh, se voi prendete questo rettangolo, questo qui, e notate questa parte qui è esattamente un quadrato, quindi la parte di destra è un quadrato e qui rimane un rettangolo che ovviamente è simile al rettangolo di partenza. Quindi in quest'opera, no, nascosta di nuovo, per così dire, no, dietro le quinte, c'è direttamente una divisione che è una divisione da sezione aurea. E poi in secondo luogo, no, qui vedete questo convergere di tutte queste linee, no, che vanno qui più o meno, no, in questo punto, no, e questo è il punto di fuga. Cioè nel momento in cui Piero della Francesca entra nella storia dell'arte, no, la prospettiva acquista un diritto di cittadinanza, no, e da questo momento in poi le opere diventeranno praticamente tutte fatte in questo modo, no. Quindi non so se sono riuscito a convincervi che effettivamente c'è qualche cosa di comune fra la matematica e l'arte, no? Però, insomma, credo che d'ora in poi, no, no, non che questo vi cambi la vita, perché sarebbe troppo sperarlo, no? O immaginarlo, però se badate, quando guardate dei quadri, soprattutto di arte classica o moderna astratta, quando guardate questi quadri e cercate di vedere se ci sono queste strutture matematiche, spessissimo le troverete, no? E ci sarà anche un modo diverso di fruire, no, di queste cose, perché molte volte queste cose non sono messe a caso dagli artisti, ma sono volute, no? E quindi effettivamente se noi non ce ne accorgiamo ci perdiamo una parte, no, del gusto, no, e una parte della comprensione di ciò che l'artista voleva darci. Grazie e a presto.